questa risoluzione ha una storia breve ma molto intensa. Abbiamo cercato di portare l'attenzione della Commissione 5 su questa risoluzione, è stato molto complesso, non ci siamo riusciti. Abbiamo poi coinvolto l'assessore Bianchi, che ha dimostrato disponibilità, è stato un confronto invece costruttivo. Questa risoluzione riprende un testo che è stato già presentato in Regione Piemonte ed è stato già presentato in Regione Toscana, e in entrambe le regioni è stato approvato dalla maggioranza di governo, che in teoria è dello stesso colore politico di questa. Ecco perché mi stupisce molto vedere che all'ultimo il PD ha presentato una risoluzione diversa sullo stesso tema, insomma protocollata e presentata oggi. Mi colpisce molto perché una giunta, un presidente che ha giocato parte della sua campagna elettorale sulle note del lavoro, l'ossessione per il lavoro e sull'intolleranza a quel disordine burocratico che è rallentamento, ecco, mi stupisce molto che ci sia bisogno di uno stimolo di questo tipo per arrivare a dire che effettivamente questo DDL, la buona scuola, che in questo momento a Roma è in corso di valutazione e di approvazione, effettivamente accentra in sé una disattenzione grave per tutti quei precari che rischiano non soltanto di restare precari ma di non lavorare più, e il peggio della burocrazia. Lo spieghiamo brevemente. La risoluzione si riferisce infatti a tutti quei precari, ad esempio di fascia di graduatoria di istituto, che non hanno la possibilità di essere assunti e nello stesso tempo sono molto spesso già abilitati. Col DDL la buona scuola gli si impone di passare ancora una volta attraverso il famoso concorso, no? Quello che insomma da tanti anni non c'è più, e quindi rinnegando un percorso chiaro anche dal punto di vista nazionale. Cioè, vi ricordate, si facevano i concorsi, poi c'è stata la SIS, poi c'è stata una fase in cui la SIS è stata chiusa, le abilitazioni si facevano sempre tramite l'università con percorsi PAS o TFA. Ora queste persone si dice: guardate, abbiamo sbagliato tutto, o perlomeno quello che hai non è sufficiente, anche se l'hai fatto con coscienza, anche se l'hai fatto con passione, non è più sufficiente, anche se io ti ho imposto di farlo, rifai il concorso. Perché devi ridimostrare, magari lavori da 10 anni, fai quel lavoro lì bene da 10 anni, lo fai credendoci, ma devi di nuovo dimostrare che sei in grado di farlo. Quindi da un lato, appunto, accentrando la distrazione totale per intere categorie, stiamo parlando di migliaia di persone, che rischiano di diventare la classe dei nuovi esodati, come se ce ne fosse bisogno, no? Perché ci bastano quelli dell'altro ieri, e nello stesso tempo con uno sfasamento molto grave dal punto di vista della burocrazia. Diverse di queste persone, insomma, rappresentative, ecco, di questa situazione di precariato molto grave, sono sedute oggi negli spalti del pubblico qui in regione, e sono convinta che vivano qui alla ricerca di una risposta chiara. Dopo aver visto che in Piemonte e in Toscana la risoluzione passava, ripeto, in regioni che in teoria sono dello stesso colore politico di questa, si saranno detti presumibilmente: anche la nostra regione oggi, 5 maggio, giorno di sciopero nazionale in cui i sindacati, in cui il personale docente precario e anche amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola in sciopero contro il DDL di Renzi, beh, anche la nostra regione allora prenderà una posizione netta e dirà: questa non è una cosa che vogliamo, questa non è una cosa che appoggiamo, o perlomeno, se non possiamo ambire a tanto, perlomeno ci sono dei punti critici da evidenziare e ce ne facciamo carico, perché come regione siamo vicini al territorio e siamo il presidio più vicino, quindi, ai nostri precari, anche perché appunto abbiamo giocato una campagna elettorale sull'ossessione per il lavoro e sull'intolleranza alla burocrazia che rallenta. Allora, cosa chiede questa risoluzione? Quella appunto già approvata da Toscana e da Piemonte. Chiede che ci sia una stabilizzazione dei precari, anche di graduatoria di istituto, anche abilitati PAS o TFA, non tramite un nuovo concorso, ma una stabilizzazione, poiché queste persone già insegnano a volte addirittura da 10 anni. Si chiede quindi che gli elementi poco chiari che riguardano questo piano di stabilizzazione del DDL la buona scuola vengano variati, quindi vengano presi in considerazione come elementi molto critici, con ricadute negative su migliaia di persone. Chiedono una risposta politica in senso proprio, non chiedono la risposta politica che è la risoluzione presentata adesso dal PD. Questa è una risposta politica nel senso popolare del termine, una risposta diplomatica. Questo è un no lungo 3 fogli.
è una risposta politica nel senso popolare del termine, mentre quello che queste persone chiedevano è una risposta politica, è dire al proprio governo nazionale: stai danneggiando un'intera categoria che hai lasciato indietro, te ne sei dimenticato, ti stiamo dicendo che esistono e tu continui a disinteressartene. Allora, da segnalare anche, non meno importante, che il Presidente della Repubblica Mattarella, nella sua funzione di garante, aveva sollevato obiezioni in merito a tale riforma e ai criteri di esclusione degli abilitati dal piano delle assunzioni. E l'altra questione fondamentale, come sapete, è il famoso verdetto della terza sezione della Corte di Giustizia europea, che si è già pronunciata a sfavore dell'Italia, quindi dicendo che effettivamente persone che sono abilitate e che lavorano da, diciamo, più di 36 mesi devono ormai essere assunte, quindi devono andare verso una forma di stabilizzazione, devono andare fuori dalla precarizzazione. L'impressione invece è che si preferisca pagare salate multe all'Unione Europea rispetto a pensare appunto alla carne viva, no, dei nostri precari. Nel frattempo mi segnalano che il presidente di un sindacato che si è già molto impegnato per questa battaglia, di un sindacato autonomo che ha molto dato a questa battaglia ed è molto presente in questi giorni, è in questo momento a Bruxelles per segnalare in commissione i punti di illegittimità del DDL della buona scuola. Quindi oggi giornata simbolica, perché coincide effettivamente anche con lo sciopero nazionale. Nello stesso tempo le ricadute del DDL di Renzi non sono neanche quelle promesse, perché come sapete insomma verrà poi stabilizzato soltanto un docente su tre e resteranno in ogni caso in una situazione di incertezza e anche di svalutazione del percorso intrapreso tutti gli altri che fanno parte appunto delle graduatorie di istituto. Quindi cosa chiediamo? Chiediamo che si tenga conto e che la Giunta segnali al Governo che il piano del Governo rischia di cancellare adesso le carriere di migliaia di persone che hanno avuto il solo torto di credere nello Stato e aver dedicato anni di lavoro, di credere che se ti dicono ti puoi abilitare all'università, PAS o TFA, poi dopo tu sia considerato abilitato, entri nella fascia che ti consente nel tempo di essere stabilizzato, di essere quindi assunto a tempo indeterminato. Di aver dedicato anni di lavoro, investimenti, passione ed dedizione, gettando invece, condannando ad una lunga disoccupazione, decine di migliaia di persone e di famiglie di docenti abilitati, come rilevato più volte dagli studi statistici, a causa di una legge dello Stato trasformatasi poi in inganno. Altri punti critici che magari scegliamo di non sollevare oggi, però insomma entrerebbero in quelli che secondo noi il territorio ha il dovere di segnalare, ha il dovere di farsi carico di queste criticità, è come sapete anche la questione del nuovo ruolo dei dirigenti scolastici, quindi presidi che accentrano, cosiddetti presidi sindaco, perché accentrano in sé tutti i poteri, nominano una loro giunta staff che decide a scapito del collegio dei docenti, che resta un organo consultivo, decide addirittura in autonomia questo nuovo preside come allocare i fondi che riceve, quindi senza confrontarsi più con inquietanti assonanze, con quello che a volte succede insomma nella politica che non vorremmo vedere, e nello stesso tempo portando a termine, incredibilmente, stando il colore politico, quello che era il lato deteriore della riforma Gelmini, quindi portando a termine, invece di rivedere la storia dei tagli sbagliata della riforma Gelmini, ecco che invece fa esplodere ed esaspera le stesse negatività. Ecco, quindi ci sembra importante che anche la regione Emilia-Romagna, come altre regioni, tra cui sottolineo appunto Piemonte e Toscana, prenda una posizione netta, oppure dica di no, senza nascondersi dietro ad una risposta lunga tre pagine che però non significa nulla e che ancora una volta tira in ballo il concorso e non dice essenzialmente niente di nuovo, niente di risolutivo e niente che possa dare un segnale di cambiamento ed un segnale di volontà politica vera alle persone che in questo momento stanno aspettando una risposta da noi. Voteremo certamente a favore della risoluzione del Movimento 5 Stelle, che dà effettivamente piena accoglienza a quello che ci chiede l'Europa, che dice che bisogna dare piena stabilizzazione ai precari che lavorano da più di 36 mesi e che non ci vuole, come diceva invece il consigliere Boschini, un emendamento per gli idonei, perché è la legge che li dichiara assumibili,
Un altro motivo per cui voteremo a favore è che ci dispiace moltissimo che delle persone sono dovute venire qui perché domenica non le hanno ascoltate. Ricordo anche al consigliere Boschini che è la seconda volta che mi viene detto, pensi, presidente Rainieri, che si vota contro ad una mia proposta perché non ho riconosciuto il lavoro svolto. La prima volta fu dal consigliere Mumolo per le questioni antimafia. Dico e chiudo che non sono io che devo riconoscere il lavoro svolto dal PD, siete voi che dovete riconoscere il lavoro svolto da quelle persone lì sopra, mandando avanti una risoluzione che dà soddisfazione ai loro diritti, invece di negarli completamente. Per questo motivo voteremo contro all'atto del PD che non fa altro che dire bravo Renzi, vai avanti con la buona scuola. Grazie.